Gentili telespettatori, buona giornata. In questi giorni, in questi mesi abbiamo parlato dell'incredibile storia di queste persone arrivate in Italia che poi hanno rubato a mambassa tutto quello che potevano rubare, bistecche, borse, non pagavano i dipendenti che erano immigrati come loro. Quindi hai un paese che ti accoglie, ti danno un sacco di soldi, crei delle cooperative, si fidano di te e tu che fai? Rubi, porti i soldi all'estero, ti fa il supermercato, il ristorante, l'agenzia turistica. Proprio porti via i soldi, non paghi i dipendenti. Rubi, caspita, che moralità, però, insomma, parliamo dei murachetete, mucamizzindo, eh, insomma, quelle che viene chiamata la famiglia di Somaoro, la moglie e la suocera, e poi anche gli altri familiari indagati, arrestati e eh, il GIP di Latina, cioè il giudice per le indagini preliminari della Procura della Repubblica di Latina, dice quella è una società per delinquere. Quindi si erano, erano. avevano istituito una società con l'unico scopo di delinquere, cioè dei delinquenti e lui Abu Bakr non sapeva niente, non ha visto niente, non si è accorto la moglie arrivava a casa con un trolley Louis Vuitton dice quello, ma l'ho comprato al mercato 20 euro dice ma sei disoccupata, con quei soldi l'hai comprato vabbè ma 20 euro, e, beh, e quindi cosa gli diceva? Che erano tutte borse false, trolley falsi e gli hotel di lusso e i bistecconi che portavano a casa da mangiare proprio bistecconi di quelli costosissimi Gioielli cosmetici, alberghi di lusso, telefonini, cover, acconciature, vestiti. Lui quando vedeva tutta questa roba che costava migliaia e migliaia di euro, e quando vedeva mamma e figlia che avevano questa furia di spendere, uscivano e compravano, compravano piuttosto che pagare l'immigrato loro dipendente che Lavorava nella cooperativa piuttosto che dargli, non so, 1200 dice: No, no, non gli posso dare lo stipendio, devo andare a co mi compro la prima cosa che trovo quando esco di casa. Caspiterina. Lui non ha visto niente. Lui non sapeva niente. Lui non si è accorto di niente. Come disse Laura Boldrini tanto tempo fa, disse proprio così: Laura Boldrini: lui non poteva non sapere. Non poteva non sapere. E oggi è un parlamentare pagato con le tasse degli italiani. Quello che non poteva non sapere. E lui dice, io mica sono indagato, cosa volete? Dammi te lo stipendio. Ma, come vi dicevo nei video precedenti, Mudkamizindo e murachetete altro che arresti domiciliari, ma metteteli dietro le sbarre, metteteli dietro le sbarre per due, tre anni, cinque anni, dieci anni, visto che c'è dentro bancarotta eh, e poi il GIP dice proprio società per delinquere, quindi un'organizzazione per delinquere, cioè dei criminali. Cioè, se tu prendi dei soldi che ti dà lo Stato, li porti all'estero, ci compri un supermercato, un ristorante, un'agenzia turistica, quando tu organizzi tutto questo fin nei minimi dettagli, è una società per delinquere, cioè sono dei delinquenti, dei criminali. Io spero, spero, ma credo che non sarà così, io spero che questo serva di lezione a tutti quegli astri nascenti in politica o che i politici, quelli... Eh, ci ci mettano un po' di attenzione nel selezionare queste persone e dire che quando volevano portarsi questo Abu Bakr Somaoro, questa specie di Mandela it, 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 italo-ruandese, quando lo volevano portare in Parlamento, alcune persone, mi sembra un sacerdote, avevano scritto a fratto Ianni e Bonelli dicendogli attenzione, non, portà, non fatelo eleggere, non è quello che sembra. Attenzione, non è la persona che voi immaginate. Cosa hanno fatto Bonelli e Fratoianni? Non gli hanno manco risposto. Come hanno fatto anche a me i politici quando ho chiesto loro di fare un'intervista, non mi hanno neanche risposto. Quando questi qui hanno avvertito, Fratoianni e Bonelli, attenzione, attenzione, lui fa questo, 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 dice: Attenzione, non gli hanno neanche risposto. Bene. E così una corsa frenetica per spendere denaro pubblico e sottrarlo ai creditori. Cioè, lì c'erano diversi dipendenti che lavoravano dalla mattina alla sera per loro in condizioni orribili che dovevano essere pagati, non lo so, 800, 1000 euro, 1100 al mese, non venivano pagati e queste due donne avevano la furia di andare a spendere i soldi piuttosto che pagare i dipendenti. Dico, eh, non, è che il dip non è che era il creditore della carta igienica che dice, se non lo pago quei soldi me li mangio io. Questi era povera gente, immigrati anche loro, che lavoravano e speravano in uno stipendio per poter magari per mandarli alla famiglia in Africa o per mettersi un paio di scarpe. E queste qua correvano con la furia di comprare abbigliamento di lusso, ristoranti di lusso, cosmetici, centri estetici, viaggi, finte operazioni umanitarie. Ci sono 120 pagine, nelle 150 pagine dell'ordine di arresto, con la lista delle cifre contestate a murachetete e mukamizzindo in quello che il GIP definisce un collaudato sistema fraudolento fondato sull'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti non solo con la specifica finalità evasiva, cioè evadere ma altresì per giustificare in sede di rendicontazione la richiesta di finanziamenti. Una vera e propria proprietà, una vera e propria società costituita per delinquere, cioè dei delinquenti. L'elenco parte dal 2017 con bonifici all'estero, quindi inviavano i soldi di qua e di là, chissà che giri hanno fatto e dove sono questi soldi. Io spero che non li facciano più uscire dall'Italia, perché questi poi quando escono dall'Italia vanno chissà dove, dove hanno messo i soldi. Soldi delle tasse degli italiani, eh? Soldi dell'Italia. Bene. E poi servizi non classificati con causali generiche, rimborso spesa anticipato, di, di nessun rimborso spesa anticipato, e voci non deducibili che si scopriranno poi essere finte. Attenzione, il grosso di queste contestazioni è riferito al biennio 2017-2018, oltre 16 milioni. Cioè, guardate che far sparire 16 milioni, ma guardate che sono una cifra spaventosa, eh, in due anni sono 8 milioni all'anno vuol dire far sparire. Aspettate che ve lo faccio vi faccio un vi faccio un calcolo allora 8 milioni in 12 mesi, 666.000 diviso 30 giorni, questi facevano sparire 22.200 euro al giorno per tutti i giorni dell'anno è chiaro. Spaventoso. Arrivederci a tutti e grazie.